Cari telespettatori, un'altra puntata di Made in Veneto e questa volta ci imbarchiamo in un battello sulla riviera del Brenta per farvela conoscere con occhi diversi, da una prospettiva diversa, ma altrettanto straordinaria e affascinante. Conosciamola, scopriamola meglio attraverso i suoi operatori. E il modo migliore per godere delle bellezze della riviera del Brenta, straordinarie, tutte da scoprire, anche perché no, visitare le ville eccezionali che ci sono, è farlo con Alessandro Berto, i suoi colleghi di Arte Mar Tours in particolare, grazie di ospitarci, su questa imbarcazione e percorrerla per la via fluviale. Di che cosa si tratta? Che imbarcazione è e cosa stiamo facendo? Ah, è una vecchia imbarcazione di costruzione veneziana, è una imbarcazione che ha più di qualche decina d'anni e ha portato sasso per un bel periodo di tempo e poi è stata adattata e strutturata appositamente per portare le persone lungo la riviera del Brenta. È un'imbarcazione che non fa motondoso e noi ospitiamo spesso e volentieri circa una cinquantina di persone alla volta e le portiamo proprio alla visita delle ville nel tratto che va da Padova fino a Venezia. Ci sono diverse compagnie comunque che fanno questa attività. Cosa vuol dire navigare sul Brenta lungo questo percorso? Cosa si può vedere? Beh, lungo questo percorso si possono notare moltissime ville, ce ne sono una sessantina, tanto è vero che quando noi portiamo prevalentemente giapponesi o cinesi, che capita molto spesso, anche di recente proprio i texani, abbiamo avuto dei gruppi proprio dal Texas, la chiamano appunto per loro la riviera del ping pong, perché la guida continua a dire guardate a destra, guardate a sinistra, guardate a destra, guardate a sinistra, e quindi viene definita, pur essendo una delle più belle sicuramente riviere del mondo, appunto la riviera del ping pong. Un percorso comunque storico che una volta era anche con un'utilità pratica ben concreta per i veneziani. Assolutamente sì, qui ci navigavano i burci di un tempo che trasportavano materiale da Padova a Venezia, ma qui veniva trasportato di tutto, dal legname alle granaglie, al sasso, a qualsiasi cosa, inerti, qualsiasi cosa che poteva essere utile sia alla Repubblica Marinara di Venezia, se partiamo dal prima del 1700, sia a Padova quando ancora c'erano i cararesi. A lei cosa piace di questo percorso che fa quotidianamente? Guardi, lei parla con uno che non vede l'ora di montare, di salire a bordo la mattina ed è già sera, perciò io la amo proprio profondamente, ma proprio dalla sorgente alla destinazione da Padova a Venezia, e le dirò francamente che osservare le ville, sentire le guide, le storie, l'arte, la cultura è una cosa che fa passare la giornata, uno non se ne rende neanche conto e ormai sono anni che ci navigo sopra. Ci sono ville visitabili, quindi voi fate anche delle soste per far vedere le ville? Sì, sì, assolutamente sì, ci sono, la nazionale soprattutto che è a Stra, Villa Pisani, poi abbiamo la Villa Widmak ed è una villa di proprietà della provincia di Venezia, abbiamo la Malcontenta di proprietà del Conte Foscari, quindi abbiamo delle ville che sono completamente visitabili, la Barchessa Valmarana, e poi ci sono ville private che alcuni privati ci aprono su richiesta e ce la fanno vedere. Quanto dura un percorso? Ma ci sono di varie tratte, noi facciamo le mezze giornate, ma però una giornata intera proprio con la ristorazione lungo il naviglio, che si va a mangiare su alcuni ristoranti tipici della riviera piuttosto che a visite da alcune ville, ci mettiamo una giornata, diciamo dalle 9, dalla 9 del mattino alle 6 di sera. Grazie. E nel nostro navigare incontriamo anche Florio Fumani, presidente Consorzio Battellieri Padova e Riviera del Brenta. Ci racconti qualche caratteristica tecnica di questi percorsi? Beh, la Riviera del Brenta praticamente non ha bisogno di presentazione, è un asse fluviale molto importante che collega Padova con Venezia, con la laguna di Venezia. E praticamente ha sei chiuse conche di navigazione che sono degli ascensori idraulici, perché Padova si trova più o meno sui 12 metri sul livello del mare. Per arrivare in laguna a livello del mare sono sei conche di navigazione, nove ponti girevoli, per cui è facile intuire la vocazione ricreativa di questo asse, che è sempre stata praticamente navigata sia per uso commerciale che per uso turistico. Noi dal 1405 siamo stati politicamente sotto la Serenissima, per cui abbiamo sempre avuto per e da Venezia un traffico di barche, forse è un fiume più dei trafficati delle zone. E per cui adesso si trasporta più di 60.000 turisti,
che in pratica è un asse fluviale, come ripeto, non è un anello come a Venezia. Generalmente, come diceva il mio collega, facciamo mezza giornata, una giornata, e con varie partenze di vari pontigli. Troviamo tutti questi paesi rivieraschi che amano la fisonomia veneziana perché appunto nelle conche di navigazione, quando non erano così moderne, praticamente le barche sia in salita e in discesa sostavano e sono nate le prime locande, i primi prodotti artigianali, per cui vediamo Strada, Olomira, eccetera, che sono tutti paesini in stile veneziano. Attualmente, come ripeto, noi lo facciamo volentieri, con soddisfazione, perché è anche pieno di situazioni ambientali completamente diverse. Troviamo giardini, ville, parchi, approdi, pescatori, traghettatori, pittori, giardinieri, però tutte figure professionali praticamente che hanno reso questa riviera fino adesso una delle più famose del mondo. E allora, questo è stato solo un assaggio di quel che potete degustare, tra virgolette, con gli occhi, con la mente, sognare, ma anche veramente assaggiare in questo straordinario luogo, in questa location.